Passiamo al prossimo intervento, prossimo ospite qui sempre a Terza Pagina Magazine, e lo facciamo con un'icona, veramente una persona veramente speciale dedicata al mondo del teatro e non solo. Quindi vabbè, siamo in attesa del collegamento, ma la cosa che mi ha colpito è quella curiosità che poi è il destino che gira intorno a questa idea che ho in testa, e spero di realizzarla, perché il 15 ottobre sarà il centenario del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, e ho trovato, questo tra virgolette, non curiosando e anche studiando la biografia del grande maestro che avremo qui a breve in diretta, Claudio Boccaccini, che lui ha proprio fatto un monologo dedicato a Salvo D'Acquisto, e questo è per me, ecco, neanche lui lo sa, perché stiamo proprio in attesa del collegamento, e sarà qualcosa di particolare, perché noi prossimamente Terza Pagina realizzerà uno speciale dedicato al centenario del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto. Piccola anteprima, Emilio. Beh, sai, stiamo per parlare con una persona che, insomma, è una persona di spicco del teatro nazionale, non è un problema locale. Claudio Boccaccini è una persona che ha iniziato un'attività di teatro come attore, ma già dagli anni 80 ha fatto le prime regie, e penso abbia prodotto oltre 120-130 spettacoli, quindi parliamo di una persona veramente addentro allo spettacolo, al teatro, e con varie sfaccettature poi, perché lui ha fatto anche cose molto classiche, come Delitto e Castigo, Enrico IV, sempre con una rappresentazione anche un po', se vogliamo, nuova, dando delle novità su questi classici che sono stati portati al teatro. Oltretutto dirige ormai dall'87, mi sembra, 86, anche una scuola di teatro che si chiama La Stazione, che tutt'oggi va avanti, ha fatto circa 32 edizioni, quindi parliamo di una persona veramente, una colonna portante un po' del teatro e della regia nell'ambito italiano, e forse anche estero per alcuni casi, devo dire. Cri. Ecco, la curiosità, cioè, che io poi leggevo, è che si è formato presso questa accademia, Sharoff, che e quindi quando ha iniziato la sua attività poi di teatro come attore, poi dall'attore aiuto regista e infine come regista, devo dire che non è solo, cioè, una bella colonna portante, insomma, per quello che è il teatro, sia come attore che come autore. Ne conviene, Emilio? Sì, sì, sicuramente. Poi ripeto, ogni anno ha sempre delle cose nuove. Quest'ultimo anno nel 2020 ha fatto 6 personaggi in Cerca d'autore di Pirandello, ha fatto Il frutto del fuoco dell'istruttore di Peter Weiss, cioè sono tutti classici molto importanti. Ed eccoci qua, veramente onoratissimi di averlo qui con noi, il maestro Claudio Boccaccini. Buonasera a te, maestro. Buonasera. Grazie a voi dell'invito. Grazie. No, grazie, veramente sono onorato fin d'ora, e grazie ancora di essere qui con noi a Terza Pagina Magazine. Ho fatto un'anteprima perché il destino vuole, guarda caso, io oggi me ne sono tra virgolette accorto e però te lo devo dire in anteprima, io sto realizzando, e in questo caso ti strapperò la promessa di un tuo anche non solo consiglio, ma anche qualche aneddoto, qualcosa in più dedicato al centenario del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto. Che meraviglia. Io l'ho visto oggi, me lo sono studiato, ho visto veramente questa curiosità che nasce proprio da una fotografia. Ecco, io prendo subito al balzo questa cosa, perché è il destino che gira intorno a questa cosa, e guarda caso me la ritrovo con te. Sì, beh, guarda, stiamo parlando di una storia che appartiene a me, alla mia famiglia, a mio padre. Mio padre era uno dei 22 che doveva morire per mano dei tedeschi il 23 settembre del 43 sulla spiaggia di Palidoro, vicino Passoscuro, insomma, no? Fu preso come rappresaglia di una cosa che non aveva fatto nessuno, perché era stato un incidente, erano morti accidentalmente due tedeschi, e vabbè, mio padre, e questo ragazzo, 23 anni neanche, infatti quest'anno ricorre il centenario della nascita, e questo ragazzo, amico di mio padre, che faceva il vicebrigadiere lì a Castello di Toro in Pietra, dove mio padre viveva, perché mio padre era il figlio del fattore, viveva lì a Toro in Pietra, erano diventati molto amici, lui arriva
si assume una responsabilità che non gli apparteneva, e così facendo si fa uccidere lui al posto di 22. Questo in breve è la storia. Questa cosa poi io la racconto da ormai 9 stagioni e continuerò a farlo pure per la prossima stagione. Alla decima sono lì con te, questo è proprio... Ma non solo, guarda, io ti strappo questa promessa perché stiamo studiando questa cosa insieme al maestro Sergio Giussani, il produttore del film, tra l'altro, con Beppi Ferrello, e stiamo mettendo a punto il mosaico per proprio fare un percorso fino ad arrivare a Torre in Pietra, a Palidoro, presso proprio il punto proprio preciso dove c'è, e tra l'altro hanno aperto anche la stele. E poi tra l'altro hanno aperto anche il museo. Ho visto hanno aperto un museo da poco, e noi io il 23 settembre scorso ho avuto l'onore, veramente la grande emozione, di fare lo spettacolo lì, perché dicevo, tutto questo è uno spettacolo di narrazione che io faccio appunto da 9 anni, che si chiama La foto del carabiniere, che farò anche a febbraio al Vittoria. Dal 2 al 9 febbraio starà al Vittoria. E io ti tengo aggiornato non solo su questo speciale che faremo su Salvo d'Acquisto il 15 ottobre o subito dopo, ma comunque ci stiamo organizzando, ti tengo al corrente, perché assolutamente per me è... cioè, mi ha colpito ed è il destino, chissà perché, ma è il destino, dice Pessoa nel primo rigo del suo Faust: tutto è simbolo e analogia, dice. Tutto è simbolo e analogia. Prego, Emilio. Beh, nulla di più preciso di questo aneddoto, di questo richiamo a Pessoa, proprio ci casca a pennello, si direbbe. No, che dire, io ho già detto prima, nell'anteprima, stiamo parlando con una persona che non conosco personalmente, ma conosco culturalmente, cioè parliamo di un grosso regista, un grosso autore, attore, da anni e anni e anni sulla scena italiana. E ha fatto oltre 150 spettacoli, non so neanche più io. E la cosa poi che mi colpisce di Claudio Boccaccini è questo suo rivisitare anche dei classici, ma senza mai togliere nulla di quello che è l'originale valenza di questi classici, come Delitto e Castigo, Enrico IV di Vitrandello è stato qualcosa di spettacolare fatto da Capocci, che ho avuto occasione di vedere. E quindi, con il grande Riccardo Garrone. Esatto, io sono stato portato a teatro fin da piccolo da mia madre, cominciando a vedere De Filippo, e da lì è nata la mia passione per il teatro, vedendo tante cose. E quindi quando si parla di classici, al di là che oggi va molto la rappresentazione teatrale un po' più leggera, la commedia, lo spettacolo, però quando i classici sono fatti bene, i classici rimangono i grandi classici del teatro, c'è poco da fare. Noi appunto, quello che anticipavi prima tu, noi quest'anno per il secondo anno riportiamo in scena al Ghione, lo faremo, e anche al Vittoria pure questo, faremo i 6 personaggi dei 6 personaggi che ricorrono i 100 anni, pensa, incredibile, anche loro. Analogie. Anche loro fanno 100 anni nel 21, perché è scritto, la prima rappresentazione fu fatta nel 21. E sì, sono assolutamente d'accordo con quello che dici, perché i grandi classici vanno semplicemente, come dire, serviti oggi, cercando di tirarne fuori quello che è l'essenza eterna che c'è al loro interno. E essendo dei grandi classici, vuol dire che c'è qualcosa che resiste agli anni e ai decenni. Come ho letto da qualche parte, non so se sei d'accordo, la modernità che ci troviamo ancora dentro a alcuni classici. Sì, assolutamente, assolutamente. Poi sai, tutti noi rimaniamo colpiti di fronte a una musica o a un quadro o a un'opera qualsiasi che magari è stata fatta 3 secoli prima, 1 secolo prima, eccetera. Il teatro non ti sottrae a questa regola. Un capolavoro è un capolavoro, e quindi trova sempre la maniera di raccontarti qualcosa di oggi, sempre, in qualsiasi momento tu lo faccia. È un capolavoro quando racconta l'oggi anche a distanza di centinaia di anni, di secoli, e questo è bello. Quindi io ho sempre alternato nelle produzioni come dire, la frequentazione, i titoli che citavi prima tu, anche di opere contemporanee. Ho lavorato molto con autori contemporanei, Gianni Clementi, Giuseppe Manfredi soprattutto. Molto con Manfredi, devo dire.
molto, molto, molto con Giuseppe Manfredi, ma anche con Gianni Clementi ho fatto molte cose. E poi altri, Mario Moretti, Rosario Galli, insomma, ho avuto frequentazione di autori contemporanei, insomma, con grande piacere. Maria Cristina, come vuole che sia. Eccoci, buonasera maestro. Allora, buonasera. Leggo regista teatrale, autore e attore, ma Claudio Boccaccini in quale veste si trova meglio? Cioè, qual è la sua massima espressione? Guarda, io ti dico la verità, insomma, la definizione che amo di più è teatrante. Ah, e quindi, ecco. Carino! E quindi teatrante. In realtà come autore sono più autore di adattamenti e poi, ecco, l'unica cosa veramente mia originale è proprio la foto del carabiniere, che è quello di cui parlavamo prima. Sì. In genere mi occupo di adattamenti, come nei sei personaggi o Così a se vi pare, o il fu Mattia Pascal o Delitto e Castigo, eccetera. Se dovessi definire l'epicentro della mia attività, direi la regia. Perfetto. Ecco, sicuramente la regia. Emilio, per chiudere un minuto con il grande maestro. Ma io a questo punto un'ultima curiosità che è importante magari far sapere ai nostri ascoltatori, perché poi maestro Boccaccini ha fondato una scuola di teatro dal nome La Stazione molto tempo fa, che credo che continua ad andare avanti ormai ininterrottamente. Cosa ci vuol dire di questa scuola? Che soddisfazione sta avendo? Nacque nel 1986, si chiama La Stazione perché sta vicino alla stazione di San Pietro. Oh. E poi perché c'è il giochetto Last Azione, no? Ah, sì. L'ultima azione. E lì ho avuto grandi collaboratori insieme a me, insomma, abbiamo tirato fuori veramente un sacco di gente che popola i palcoscenici italiani, ma anche le fiction, anche le serie tipo Gomorra, per dire, insomma, quindi abbiamo l'orgoglio di aver portato non solo quelli conosciuti che hanno fatto delle carriere importanti, ma soprattutto ci auguriamo, speriamo, siamo come dire, contenti dell'aver seminato la passione, ecco. Bravo. Magari anche in tutti quelli che non sono riusciti a fare questo come mestiere, però sicuramente gli sarà rimasta la malattia, il germe dentro, e le passioni sono le cose più importanti. Ah, maestro Boccaccini, io le strappo due promesse. La prima già gliel'ho detto per quanto riguarda Salvo d'Acquisto. E qui sì, okay. Assolutamente, ma con ma per me, sapete, no, è il destino. È il destino, è così, un piacere. È così, contate su di me. E ritorneremo con te, La seconda, la terza pagina magazine, direttamente lì alla tua scuola, lì precisamente alla stazione, per realizzare con te un live e non solo, per quanto riguarda la storia del teatro. Assolutamente, quando volete, a vostra disposizione, soprattutto in questo periodo, ragazzi, voi siete degli eroi che continuate a parlare di questo. Fate bene, non ci dobbiamo arrendere ai distanziamenti, alle mascherine, passerà, prima o poi passerà. E nel frattempo sono a vostra disposizione per qualsiasi cosa. Maestro, è stato veramente un onore, veramente grazie ancora al maestro Boccaccini Claudio di essere stato qui con noi a Terza Pagina Magazine. A presto. Grazie, a presto, un abbraccio a tutti voi e viva il teatro. Viva il teatro, grazie ancora.